Oggi vi porto tutti in America. Benvenuti nella mia cucina, benvenuta Bargossi Caboni. Insomma, tutti ti conosciamo come una dottoressa, esatto, del medico, sì, sì. Il medico in famiglia. Oggi sei una cuoca. Oggi questo è il mio piano operativo, esatto. Per cui esatto, non rianimerò persone, ma mangiamo oggi. Ma mangiamo, ma sì. Allora, oggi il menù è un po' internazionale, come te, sì, del resto, sì, e sì. Si chiama menù d'oltreoceano. Allora, facciamo. Io già sono cieca e il menù è difficile. Baking soda, biscuit e Wolford salad. Ammappa, questo è il che brava, tuo, fantastica. La pronuncia. Poi uno spezzatino pelle rossa, quindi al sugo rosso. Poi facciamo una Mississippi Mud Pie, che è buona, una torta al cioccolato buonissima. Poi facciamo invece i muffin ai mirtilli, e questa è la nostra rubrica sotto a chi torta, perché facciamo cucinare un piccolo chef. Oh, che bello. E poi c'è la mia ricetta salvacena, quella che devo fare di corsa. E oggi faccio hot dog on a stick, che sono una roba buonissima, un po' una ciccionata, ma molto buona, e delle frittelline di mais. Ma questo fra un po', prima del telegiornale. Sì. Adesso vediamo operare la nostra, sì, Margot. Ok, cosa sono dunque? Pronta. Hai un'insalata, allora, e delle... E questi biscuits, okay, che sono praticamente un pane, quindi delle pagnottelle che noi ci mangiamo di solito durante la festa di ringraziamento, oppure durante il New Year's Eve, Capodanno. Ok. E adesso invece ce la mangiamo con questa insalata Wardolf. Ok, che è un'insalata piena di roba che bella buona. Pronuncia che c'ha lei. Altro, c'ho questa che mamma canadese che mi ha, ecco, ispirato. Ecco, tu sei infatti questa... sei un po' un misto di... Sì. Hai una mamma canadese, però c'è anche una parte ungherese. Il padre è ungherese. Ah, ecco. E tu cosa, esatto, ci fai in Italia? Boh, non lo so, non lo so. Però sta qua. Bene, meno male. Meno male. Dai, meno tu male. Parti, io ti aiuto. Dimmi, okay, da dove partiamo? Allora, io direi o dal... di tagliare tutte queste cosette qui, che, okay, facciamo l'insalatina, e poi facciamo la salsetta. Va con bene. Lo yogurt, la ma senape. Domanda mia, sì, non è meglio mettere prima i biscotti in forno? Tu sei molto saggia. Io diciamo che tu c'ho una certa praticaccia. Beh, non male. Ti prendo una ciotola, sì, aspetta. Sì. Anche perché sono molto curiosa di vedere, mi si è incastrata la ciotola. Ma oddio, la ciotola. Eccola. Ecco, allora che sono? Allora, vado io? Certo, faccio io ti seguo. Va bene, vado. Farina, quindi. Allora, farina. 250 grammi, io non lo so, ma lo vedo scritto lì, non è che e la così ricetta. Dicono. Poi, un po' di burro. Lo vogliamo sciogliere o lo impasti con le mani? Io lo impasterei con le, okay, mani, perché mi diverte. Sì, allora forse bisognerà tagliarlo un po', okay, a pezzettini. Guarda, qui c'è un coltello. Tagliamolo a pezzettini qui. A te piace cucinare, quindi? Guarda, moltissimo. In realtà lo faccio poco perché... C'è poco tempo. Perché c'ho poco tempo, però mi piace molto. Ti guardo, ti seguo, ah, mi, sì, diverti, wow, molto. E quindi mi piace tanto, infatti, guardare i... I programmi di cucina. I programmi di cucina, moltissimo. Però, ecco, mi piacerebbe avere più tempo per farlo meglio. Vabbè, lì... Tipo, qua non so che sto facendo, però adesso, mi diverte. Io so che ti sporchi questo bellissimo anello, dici, per esempio, che lo devo togliere? Sì, dai, toglilo, brava. C'hai ragione, vedi? Che vedi, carino. Io non ce l'ho questi momenti di saggezza. Allora, 100 grammi di margarina. Mm. Lo mettiamo qui, così poi ce lo lasci. Bravo, è un classico, poi, dover rincorrere gli ospiti. Quindi 100 grammi di farina, sì, e... No, scusa, 250 grammi di farina e 100 grammi di margarina. Fantastico. A impastare. Ho capito che si dice shortening in canadese, così impariamo anche un po' di, ah, di, sì, inglese. Mi mancava, oggi, sì, esatto. Eh? Mm. Ma che cosa si dice? Si dice shortening la margarina. Ah, ecco. Shortening. Tu hai capito perché? Io no, no, però, io non lo so, io ero rimasta a batter tanto bene il burro. Io quello, esatto, ho imparato. Esatto. Poi, dunque, fatto aspetta, questo, che tu sei sporca, ti passo io il sale e lo zucchero. Brava, giusto? Grande, perché che ci sei tutta impastata. Di sale e allora, uno di zucchero. Aspetta che arrivo, Fantastico. Facciamo un pezzettino di questo qui, è come un cucchiaino. Fantastico. Di sale e uno di zucchero. No, però io voglio sapere veramente come sei capitata in Italia. Ma guarda, dai, in realtà ai miei genitori piaceva moltissimo il sole, piaceva moltissimo la pasta. Per cui hanno deciso... È stata una scelta di cuore, cioè di venire a vivere, sì, in Italia. Sì. Ma che bello! Guidati dalla passione, dalla follia, ovviamente. e poi lei, credo, insomma, mamma è rimasta incinta, hanno deciso di fare questa, cioè, l'Italia casa. Ma che diventasse casa. In effetti in Canada fa meno 37 d'inverno. Veramente? Non è il massimo. Ma no. Non è il massimo. Metto il latte. Sì, vado. Solo, io ti dico le dosi, 180 grammi di latte. Fantastico. Sempre con le mani? E questo? Non l'abbiamo messo? Il lievito. Il lievito, butta dentro. Mettiamocelo adesso. Sì. Tutto? Sì. Boh. Sì, tanto. Tutto? Sì, deve salire un po'. Tre cucchiaini vuol dire sì. Lo vedi che dici? Lo faccio sempre spesso con le mani? Piatto? Sì, oh, no? Sì, sì, certo, come no? E quindi tu sei nata in Italia, però? Io sono nata in Italia, sì, 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 sì. Nata a Roma, infatti io mi sento, insomma, molto romana di Roma, assolutamente la mia...
Te l'aveva detto Miguel che sarebbe stato molto morbido questo impasto. Mi avevo in effetti. Io se vuoi ti libero. Sì, aggiungo un po' di farina. Allora, vediamo. Zucchero. Che bello però, quanto è divertente. Sì, pasticciare così in cucina. Toh, te lo metto sulle mani così si stacca. Grazie. No, se l'impasto è troppo morbido, no, uno aggiunge un po' di farina. Ma forse non basta. Sì, adesso ne mettiamo ancora un po', dai. E quindi sì, insomma, io mi sento romana di Roma, vado molto spesso in Canada perché è un posto molto bello, ci sono queste montagne fantastiche, i laghi, sì, certo. La natura è fortissima, a differenza di qua, dove insomma sono più palazzi che altro. Però adoro l'Italia. Poi come si mangia in Italia non si mangia benissimo. Quello è vero, quello è vero. Oh no. Però sei bilingue o trilingue? Sono bilingue, l'ungherese lo stavo imparando e poi ho lasciato perdere perché è una lingua impossibile. È difficile, davvero? Difficilissimo, non ha niente a che fare con niente. Ma dai, non trovi fuori, guarda, così è più facile. Grande. Vuoi sciacquarti le mani? Intanto quella palla lì, sì, secondo me, già può andare avanti, dai. È normale che succeda questo? Sì, sì, noi ci mettiamo ancora un pochino di farina, così, ma il più l'hai fatto tu, vedi? Bene. E quindi l'ungherese è così difficile, non sapevo. Sì. Ma però ha una cioè le lettere sono le nostre o è tipo il russo, l'ucraino, no, che è anche sì. un alfabeto diverso? No, 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 le lettere sono le nostre, le lettere sono le nostre, però le parole sono totalmente diverse, non hanno, so, l'inglese ogni tanto capisci che sì, sono parole latine, di, francese. Invece ha un'altra. Zero, ed è complicatissimo, quindi no. Hai lasciato perdere. Ho lasciato tanto perdere. Una volta che uno impara lì, cioè che sa l'inglese. Goulash è a posto. Quello è basta. Allora, cara mia, lo stendiamo? Assolutamente. Ci hanno detto di stenderlo su due foglie, ma secondo l'hanno me detto. Tu dici che c'è bisogno. Ma io mi fido molto di questi bravi ma no, ragazzi. Ma non tu ti no. fidare, assolutamente. Proviamo così, dai, vai. Ok. Secondo me non c'è bisogno. No. Però noi lo facciamo lo stesso. Poi dovrebbe essere tipo... un centimetro e mezzo, ah, eh? Ok, quindi bisogna tirare un po'. Bisogna tirare un po'. Un po' di qua, un po' di là. E questo però è piatto americano? Questo è un piatto americano. Okay. Cioè, credo che si faccia in tutti i paesi anglosassoni, sì, in sì, realtà. Sì, infatti io lo conosco come piatto... Sei tipo gli scones inglesi, no? Esatto, sono è quello. Simili. Esatto. Quindi anglosassoni sì, in generale. Sì, 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 sì. Insomma, è tutta quella cultura lì. Che dici? Secondo me sono 3 centimetri questi, non vorrei... Dici? No, sì, dovrebbe andare. Anche perché sennò poi non gonfia più. No, invece sono carini alti. Aspetta, volevo riuscire, non vorrei che fosse appiccicato. No, mi sembra che vada bene. Mazza che brava. Hai visto che brave che pazzesco. Siamo? Ta-da! Che bello. Facciamo le formine. Le formine. Abbiamo messo, sì, sale, zucchero, tutto abbiamo messo. Tutto? Tutto. Senti, però tu sei vegetariana, eh? Io in realtà, quindi sì. Alcune cose della cucina italiana non le apprezzi. Beh, ma quanto oddio. Sei vegetariana? No, in realtà adesso ogni tanto la carne me la mangio e mi piace tantissimo, cioè... Un prosciuttino è fantastico. Come fai a dire di no al prosciutto? È difficile, però per un fatto etico ho smesso per un po'. Ok, no, ma anche di salute. Io dico sempre, io sono molto carnivora in me, però secondo me mangiare poca carne fa bene. Sì, in realtà lo dicono, no? Senti, come lo gestiamo? Ci vuole qualcosa, spennellare? No, io così lo metto. Lo buttiamo in forno. Un po' alla canadese. Alla canadese. Tuff. 230 gradi. Vedo qui e aspettiamo che salga questa 10-15 minuti? Una tipo, cosa del genere, una cosa dai. Del genere. Allora, noi adesso facciamo pochissima pubblicità, così ripuliamo e poi attacchiamo l'insalata. Dai. Vai. Bentornati in cucina con Margot Sicaboni. Allora, no, dimmi come si pronuncia in ungherese, che mi piace. In ungherese si dice Sicaboni. Sicaboni, sembra un po' francese. Sembra un po' francese. Poi Margot, no? È che molto è... francese. Bello, bello, mi piace anche così. Comunque, noi abbiamo messo i nostri biscuits in forno e già stanno crescendo. Sì, dirò, è vero. Ma che belli. Ma no, erano sono quelli. Doratini. No, non è vero, quelli erano quelli sì, pronti. Ci ho piacerebbe. Sbagliato. Tu, da brava attrice, hai detto, sarà una finzione, invece no. Comunque sono cresciuti anche i nostri. No, è vero, erano piccoli. Io sono scema, però. Anch'io ho detto, oddio, sembrano già pronti. Che testa. Va bene, un po' rimbambita. Ma sì. Facciamo l'insalata. Ci va bene. Facciamo l'insalata. Vorrei un'altra ciotola. Magari. Mi rimmergo. Rimmergiti, senza incastrarti. Perfetto. No, questa volta è venuta più facile. Ok, anche questa è internazionale, sti anche questa, qua, in realtà ho letto, perché non lo sapevo, che è stata inventata nell'albergo a New York. Immaginavo, è fighissimo, albergo, bello, esatto, dai, mi piace. Bella New York. Eh sì,
saranno 20 anni che non vado a New York. Ah, sì, eh. Ci pensavo proprio questi giorni che vogliamo organizzare un viaggio con i miei figli e tutti in America. Bisognerebbe andare a New York. Però noi andiamo dall'altra parte. E dove andate? Los Angeles? Sì, faremo l'altra costa, perché i bambini si divertono di più. Come vedete stiamo tagliando del sedano, esatto. Anche con le foglioline, che diventa anche più buono. Ma sì, carino. Scelta. Ok. Poi? Buttiamo già dentro? Ma no? Sì. Ma sì, dai. Buttiamocela dentro. E poi tagliamo un po' di mela. Ok. Un po' di uva. Un po' di uva, intera l'uva? La schicchiamo intera? Mamma o la... mia, che fatica. O la tagliamo a metà? No, non tagliamo lo so. La metà. Ok, allora tu ti occupi della mela, va io bene. Dell'uva, ti do un coltellino, sì. Dov'è? Qua, piccolino. Sì. Sembra la mela di Biancaneve. È vero, rossa così. È proprio... Che paura, sarà avvelenata, no? Aiuto. Vabbè, ci abbiamo un dottore. Ci penso io. Ma te ti ogni tanto ti scambiano, perché ma guarda scherzi. Che poi chi guarda la televisione ha un po' questo... Sì, no? Mi fermano per strada e mi chiedono consigli sulla loro salute o su quella dei loro cari. Perché tu, in un medico in famiglia, che tipo di medico sei? No. Hai una specialità o sei generale? Sì, mi sono specializzata in neuropsichiatria infantile. Ah, accidenti, quindi tutti i bambini, io sono mio figlio. Sì, esatto. Pensaci tu, Maria, salvaci. Succedeva molto a Giulio Scarpati, in realtà, il vero medico in famiglia. Okay, il primo. Le prime serie, veramente lo fermavano con i mal di pancia e lui giustamente non sapeva che dire. Bellissimo. Che la gente si immedesima molto. Invece tu hai studiato tutt'altro, no? Sì. Più la letteratura, più una. Sì, in realtà sì. Ho provato a studiare biologia marina. Che un bello. Anno alle Hawaii sono andata. Che figata! Un anno alle Hawaii! Beh, bellissimo! Veramente un'esperienza. Ma hai studiato pazzesca. O ma hai cazzeggiato tutto l'anno? C'erano le onde, ma no! Cioè, proprio. Assolutamente. Mamma, vado alle Hawaii un anno a studiare. Sì. Hai capito benissimo, no, è ho trovato bello, il surf e mi sono appassionata di surf. E fai ancora surf? Eh sì, quando posso vado, insomma in Italia non è che abbiamo dei posti fantastici, no, però in Sardegna, vero? In Sardegna ci sono dei bei posti, ma anche sul litorale laziale, io vado beh, ovunque, quindi vicino. Mi piace molto, sì. Ah, vedi come sei dinamica. Così, chi l'avrebbe mai detto? No, sì, beh, sì. Bello. Givoli, è bellissimo, una sensazione meravigliosa. Senti, poi almeno in Italia non ci sono gli squali, È che non è male, invece alle Hawaii... Tipo in Sudafrica, sono quei posti meravigliosi per i surfisti, però se cadi... Se mangiano. Però è un buon incentivo per non cadere, certo, e imparare prima. Sì. Quello sicuro. Mannaggia. Eh sì, e quindi insomma mi sono fatta un anno lì e poi non ho studiato altro, però mi piacerebbe andare all'università. Dai, allora, cos'altro ci vuole? Gorgonzola, penso. Buono, sì. E noci. Il tagliamo... Vai tu. Vado io. Senti, ti dà un po' il gorgonzola. Sì, mi mette un po' paura. Ti un po' paura, io amo moltissimo il gorgonzola. Davvero, sì. È tutti i formaggi puzzoni a me piacciono, quelli con la muffa. Guarda, ecco qui. Così, poi le noci. Sì, così basta, tagliato. Ho capito che a te non ti piace brava, tanto no. Il gorgonzola, basta. No, brava. Un po' di noci. Vado così? Sì. È già bella così, molto infatti, croccante. Io quasi questa non ce la metterei. Ce la mettiamo anche un po'. Un po' passitina, via. Sì. Facciamo la prezzemolo. Salsa. Come vuoi, è tua la ricetta. Ma non me la ricordo. E non la metto, ma non mettiamo il prezzemolo, dai, via. Andiamo di salsa. Dunque, qui io non so come si accrocchiano, ma qui ci sono gli ingredienti. Allora, questo è yogurt. Sì. Senape, aceto. Aceto. Mettiamo, ti do un'altra ciotola. Io sono fantastica. La dispensatrice di ciotole. Ah. Tra l'altro sì, il prezzemolo ci serve ma per la salsa, ok. Un cucchiaio, immagino che bisognerà accrocchiare un po' tutti insieme, sì, no? Sì, accrocchiamo. Quindi un cucchiaio. No, io metterei un cucchiaio di senape. Cioè, scusa, di yogurt, sì, ciao. Yogurt. Decisamente un cucchiaio di yogurt. Ok. Poi? Senape. Un cucchiaio Poi sì, secondo me, guarda. No, un cucchiaino. Va molto a gusti, cioè, io adoro la senape. Sì, poi in grani. Secondo me, per esempio, posso dirti che per tanto salsa così io ci metterei tutto questo e un bel cucchiaio di senape. Vai, mi fido di te ciecamente. Perché sennò non sa di niente. Certo. Poi, aceto, 2 cucchiai. Questa veramente non me la ricordo. Vai. Perché poi sono un medico. È vero, meno male che siamo le operazioni non mi vengono bene. Un neuropsichiatra infantile che si deve aprire la pancia. Era la fine. Che dici? Mescolata. Mescolata? Sì, vai. Sale, pepe e prezzemolo. Sale, pepe,
Pepe bianco o pepe nero? Cambiamo un po', mettiamo quello bianco. Questa, infatti, perché, giusto perché voglio attirarmela un po'. È bella sta pepiera. Giustamente. Vediamo. È un po' di prezzemolo. Ah, il prezzemolino. Sì, fammelo mettere perché sì, è poverino. Ecco. Sentiamo se va bene. Assaggi tu? A me piace un sacco. Senti che buona, un po' acidula, ma è il giusto. Vedi? Dà paura di venire a Roma. E poi cosa fai? Cioè questa la servi a parte o la metti sopra? Io la metto sopra. Sì, brava, allora ti do il piatto. Che piatto hai scelto? Con foga. Allora. Giallo che ricorda un po' il sole, sì, la primavera. Sì, come no, scusate, arrivare. Ma guardate come sono belli i nostri biscuit. Ah, questi sì. Sono i nostri, io li tirerei sì, sì. Fuori. Sono anche più belli degli altri, non lo vorrei dire. Sì, sì. Cottissimi. Allora, tiriamoli via, bollenti. Questi ho letto che vanno bene anche con gli stufati, con gli arrosti, vero? Esatto, infatti viene usato con il tacchino. Ah, col tacchino, è vero. Col tacchino. Infatti dopo noi facciamo un arrosto così esatto. Si li mette insieme. Ci sta benissimo, vado. Vai, ti do un altro cucchiaio così mescoli proprio. Fantastico. Che fame. Quando ti dico che o qui si decide qua. Di digiunare se no, o niente, diventi 200 kg. Però senti, finché si mangia un'insalata si va può anche fare, bene. Questo sì. Okay. Bellissima. Che dici, la mettiamo sì. Qua? Facciamo una porzione con due magari... Che carino. Sì. Dai, faccio io, fai tu. Dai, fai tu, no, tua. Ok, la faccio. Dai, dai, faccio tanto io. Devi metterlo qui e poi intorno. Perché mi prendono in giro chi lavora con me. Perché, perché quando l'ospite è in piatta io gli sto sempre addosso. Adesso sì. Vado un attimo. Ma questo là. È il tuo territorio, giustamente. Noi siamo ospiti qua. Che dici, un sì, po' di perfetto. Più? No, secondo me è giusto. E gliene mettiamo, che ne so, uno o due. Magari qui dove è sporcato. Sappiamo. È bellissima, Margot. Mi piace molto. È vero, vieni, vieni qua. Questo è il nostro tavolo dell'esposizione. Io ti regalo il mio libro. Ah, che bello. Mettiamoci a cucinare così evviva, imparo, trovi un po' bene. Di spunti nuovi. Grazie mille. Grazie e, a te. Insomma, grazie in bocca a te, al lupo. Grazie a voi. Credi, grazie. Complimenti. Viva. Per i biscotti abbiamo mescolato farina, margarina, sale, zucchero, latte e lievito, abbiamo impastato, abbiamo steso l'impasto, abbiamo ritagliato i biscotti, li abbiamo cotti in forno 10-12 minuti a 230 gradi. Per l'insalata abbiamo tagliato il sedano a pezzetti, poi ci abbiamo aggiunto la mela, gli acini d'uva, il gorgonzola, le noci. Per la salsa abbiamo mescolato lo yogurt con la senape, l'aceto, il prezzemolo, il pepe, abbiamo condito l'insalata e l'abbiamo servita con i biscuits. Che torta! Bentornato Davide! Grazie! Bentornato dopo la torta al cioccolato, adesso ripetiamo con dei muffin. Ma tu cosa c'hai, il mio libro? Hai studiato? Sì, ho studiato. Hai studiato? Ho studiato. Fa vedere? Guarda, tu avevi detto che, visto che non avevo fatto una poesia su di te, sul rosmarino, l'avevo fatta, e mi avevi chiesto se te la potevo ma fare. Ma dai, una poesia su di me? Sì. Me la leggi tu. Benedetta, in cucina tu danzi fra tante pietanze, per cene e pranzi, è l'essenza creativa che ti destreggia in cucina. Ma che bella! Ma grazie. Che bella, la posso tenere? Ma è bellissima! Mi piace questa assonanza con le Z, ma che bella! E poi questa è una dedica, giusto? Questa, questa la facciamo a fine, vediamo come ti destreggi con i muffin. Come mi destreggio con i muffin. In base alla ricetta poi scriviamo la dedica. Mm. Ma che bravo che è questo ragazzo! Bravo Davide! Grazie. Allora, oggi facciamo i muffin. Allora, vediamo muffin. Di prendere subito una... Ti piacciono i muffin? Sì, allora, sì, visto che poi buonissimo. So che tu ami anche la verdura, la frutta, io ho pensato sì. Di farlo con i mirtilli, che è un po' un classico, oh. Dobbiamo invertirci, come una danza, vedi? Oggi è così. Allora, avevi imparato, no, ad aprire sì, le uova? Avevo imparato. Vai. Rifacciamo. Ok, sempre più bravo. C'è un piccolo problemino. Facciamo così, guarda. Opla, via, ecco. Via il guscio. Poi abbiamo ben 3... No, aspetta, quanto? 125 grammi di zucchero. Li ma metti dove tu? La metti? Ah, scusa. No. Via, buttiamo via. 125 grammi di zucchero, butta dentro. Sì. Ok. E adesso ti do la solita frusta. Tu mescola.
io vado a sciogliere un pochino di burro, ce n'è poco, un 60 grammi, lo metto un attimo nel microonde, ti lascio lì da solo a lavorare, eh? Sì, va bene. Come va la scuola? Dovete sapere che Davide è bravissimo a scuola, eh? Il super primo della classe. Sempre bene? Sì, sì, va bene. Poi, cioè, non è che sono sempre il primo... Secondo, sai? No, cioè, certe volte sono io, certe volte il mio amico, certe volte hai un amico altrettanto bravo? Sì. Come si chiama? Giorgio. Ok, allora, ma saprà fare anche i dolci, Giorgio? Non penso. Allora tu sei più bravo, allora tu sei più bravo. Ne approfitto per salutare tutta la classe e le professoresse. Allora, facciamo le cose per bene. Classe A, B, C, D... Prima A. Delle Inaudi. Di Milano. Perché? Tu sei di Milano? Allora, sono di Monza, vado a scuola a Sesto perché a Sesto abita la nonna. Cioè, 5 minuti da casa della nonna. Un attimo, va bene. Sì. Allora, qui mettiamo, fermo lì, 250 grammi di latte. Io ti faccio lavorare da matti quando vieni qua. Ok? Mi sono accorto. Senti, la prossima volta mi sono accorto. Mi devi insegnare come fa il minestrone alla tua nonna, che abbiamo detto che è il piatto preferito di Davide. Mia. È una cosa quella... Metto una bustina di lievito qua dentro, ma c'ha una ricetta segreta? Non lo so, cioè... Quello lo fa ma lei. Ma non è che usa il minestrone sul gelato, signora? Sì, che mito! Ma lei il problema me l'ha detto una volta, fa un'aggiunta speciale di fagiolini. Ecco, mi dica... Io ho il mio trucco, poi. Non ce lo dice però. Come suo figlio non fa copiare, suo nipote non fa copiare i bambini in classe, lei non me lo dice, mannaggia, la ma devo corrompere. Cioè, scusa. Dai, io allora, sto scherzando. Arrivano lì senza compiti. Ma hai ragione, è che ormai è rimasto un po' questa cosa, allora io ti prendo un po' in giro, ma ognuno sa benissimo come deve comportarsi in classe, dai. Mm. Adesso noi ci mettiamo i mitici mirtilli, no? Però io queste le chiamo baccaprugne. Baccaprugne? È vero, è che sembra un po' una cosa da Harry Potter. Tra l'altro a te piacciono i fantasy, vero? Sì, fantasy sì. Ho visto che la tua saga preferita è Star Wars. Anche la mia. Sì. Grande. E poi mi piace tantissimo anche quella del Signore degli Anelli. Beh sì, è bella. Ok, caro Davide, devi fare un po' di stretching a sto braccio, ti ho fatto fare troppa fatica, dai. Ma io c'ho anche una lussazione alla spalla. Ma potevi dirmelo, non ti facevo fare tutta questa fatica. Ma ce l'ho avuta tanto tempo. Va bene, allora io mi sono rotta la clavicola, se non ho che male. Un po' di tempo fa. Ho messo un po' di farina nelle tue baccaprugne, perché così almeno non vanno a fondo, no? Mettiamo dentro, adesso però bisogna mescolare con grande cautela, perché sennò si sgnaccano tutte le baccaprugne, capito? Ok. Senti, adesso ti interrogo. Ok, va bene. Ricapitoliamo come abbiamo fatto questa ricetta. La prima cosa che abbiamo messo. Allora, la prima cosa che abbiamo messo è stato l'uovo. Cioè bisogna anche di suggerimenti. Sei bravissima. Che io ho anche messo un pezzo di guscio. L'aggiunta segreta. Però l'abbiamo tolta. Sì. Poi? L'aggiunta segreta. Poi? Poi... Zu. Lo zucchero. Guarda, cioè mi viene naturale perché parlo con te, non ci penso più. bene, dai. È la cosa che vogliamo. Poi abbiamo messo quello che abbiamo sciolto nel microonde. Il burro. Poi abbiamo messo il... Lievito. Hai ragione. Farina. Il latte anche. Basta. Giusto, e le baccaprugne. Allora, basta. Ok, questa è una cosa importantissima, Così, adesso fai tu, Bisogna riempirli, questo lo faccio io, gli altri li fai tu. Diciamo metà, non troppo. Sì, perché sennò, poi c'è il lievito. Vedi, vai, io ne prendo un altro e ti aiuto. Io prendo quello col buco, che è un po' più difficile. Vai, vediamo se riusciamo a fare dei danni tra tutti. Sì, il mio è al buco, certo che faccio dei danni. Aspetta. Sfido la legge di gravità. Una danza. Dai, una danza di follia. Oh, ma io ce la posso. È talmente denso che alla fine. Dai. Vai. So che farò un casino. Ma sì, che va bene. Dovresti giusto fare. Faccio un. Vatti pure a sciacquare. Ma guarda. Mangiatelo, va. Così mi dici se è buono. Ok, io faccio un piccolo rabbocco qua, Per essere buono è buono. Questa è la cosa importante, ok.
Allora, visto che tu sei alto, secondo me Davide lo puoi mettere anche in fondo. Ah no, aspetta, questo adesso accidenti. Come facciamo a tirarlo? Abbiamo fatto un piccolo errore. Adesso recuperiamo. Perché è un po' molliccia sta cosa. Come i mollicci di Harry Potter, ti ricordi? Sì, incredibile. Oh, 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 oh. No, alza prima questo. Vedi, alza prima questo. È bravo, sto ragazzo è pratico. Aspetta. Grande. Dai. Sarai un ottimo professore. Grazie. Bravo, grazie. Dai, metti tu. Sì. Un momento cadeva, eh. Senta non bruciarti. No, guarda, occhio alle mani. Aiuta. È andato. Dai. Bravo, Davide. Allora, di corsa ti faccio la dedica. Piccolo, grande, poeta. Grazie. Oh, adesso bisogna farli cuocere, poi bisogna assaggiarli. Sì. Dai, ci vediamo tra pochissimo, Davide. Io vado a vedere la tavola. Ciao. Ale, anche i muffin sono fatti. Allora, la nostra tavola, un po' d'oltreoceano, è una tavola on the road. Abbiamo preso da internet tutte le varie targhe, quelle più internazionali, Arizona, California, Washington, così. Le abbiamo messe su un, non so che cos'è, un pezzo di cartone, mettetela dove volete, e abbiamo fatto diventare un po' dei sottopiatti, ma possono essere anche dei vassoietti. Poi questi bellissimi piatti riprendono proprio le nervature del legno, quindi insomma una tavola un po' country, un po' on the road per la nostra cena d'oltreoceano. E adesso, oltreoceano, ci sono gli indiani, pelle rossa, no? Rido perché quando ho raccontato il menù ho detto che naturalmente il nostro spezzatino pelle rossa è così perché c'è il sugo di pomodoro, perché sono uno scema. No, non è vero, si chiama così perché è proprio un piatto che cucinavano i pelle rossa. Loro lo facevano con la carne di cervo, noi lo facciamo con una carne di manzo, ma il pomodoro non c'è, sono io che sono un po' stordita. Allora, vabbè, incominciamo ad accendere questa pentola, ci mettiamo un po' d'olio, è un ottimo spezzatino in bianco che viene aromatizzato dalle bacche di ginepro e poi ha un bel soffritto, molto buono. Tutto sta a prendere un bel pezzo di carne, questo è manzo, dovrebbe essere il codone, quindi si va dal macellaio e si dice mi raccomando, perché poi quando lo spezzatino è duro non finisce più, a voi non capita, fai lo spezzatino è duro, non te lo mangia nessuno e sei lì giorno dopo giorno con questo spezzatino, poi lo triti, fai le polpette, poi lo guarda, quindi insomma, così, sacchete, comincio a buttare dentro, poi la carne, abbiamo detto manzo, 500 grammi, tagliamo a pezzi, potete anche prendere lo spezzatino già tagliato, Io poi non sono bravissima a tagliare la carne, però se c'è un po' di grasso ci sta bene, perché lo rende poi più tenero. Via, allora, farina, perché naturalmente infarinarlo ci permetterà poi di avere una salsa più cremosa, no? Perché la farina rende poi più denso il sughetto e poi rosola meglio la carne, quindi infarinate pure con abbondanza. Ok, tanto che lui rosola io aggiungo il resto del soffritto, cioè sedano e carota. Mi piace che siano tocchetti grandi, non deve essere proprio il soffrittino quello microscopico, Secondo me fa proprio quasi parte del contorno, non mi dispiace. Ok, manca ancora il sedano, i nostri muffin crescono, Da Dio proprio. Ok, adesso per dare un sapore un po' particolare, qui abbiamo delle bacche di ginepro. Proverò, non sarà facile, a schiacciarne un pochino. Carta stagnola. Ecco qua. Se no, non ne mettete troppo perché è comunque saporito,
Oh. Dov'è che siete? Qua. Oh, vediamo se riuscite a schiacciare qua. Sì, dai, li ho schiacciati un po'. Perché, vabbè, ho fatto mica una gran cosa. Perché se lo schiacci poi è più saporito. Ok, allora, qui ci siamo quasi. Adesso faccio così. Metto ancora una bella cucchiaiata di farina, proprio per dare cremosità al mio sugo. La faccio tostare un po', come se fosse una sorta di besciamella. Non ho ancora messo il sale, ma adesso lo metto. Ok, ora brodo. Abbasso un pochino. Mettiamo le patate novelle, proprio queste qua piccoline che non hanno bisogno di essere sbucciate. Ci mettiamo un bel coperchio, ma scusa, un po' di rosmarino del nostro Davide, io ce lo metto però, che ci m'aveva portato l'altra volta, eh? Guardalo qua, che ci sta bene. Sacchete. Ok, piano piano 2 ore di cottura e questo è il risultato. Eccolo qua, che arriva dalla cucina di Lorenzo. Guardate che bello, sontuoso. Ok, l'ideale sarebbe impiattarlo con i biscuit che abbiamo fatto prima insieme a Margot, però mi sa che ce li siamo già mangiati tutti. Ahimè! Tutto dello stesso colore, va bene. Che buon profumo! Si sente? Ecco, vedete com'è bello mostoso e cremoso. Anche grazie davvero a tutta la farina che abbiamo messo, eh. Ce lo metto tutto. Ok. Mettiamo così e siamo a posto. Spezzatino pelle rossa in bianco. Ho affettato la cipolla, l'ho messa a rosolare nell'olio, intanto ho tagliato a bocconcini la carne, l'ho infarinata, l'ho aggiunta alla cipolla e ho unito anche carote e sedano a pezzetti. Ho schiacciato le bacche di ginepro, le ho messe insieme alla carne. In ultimo ho aggiunto un altro cucchiaio di farina e ho fatto tostare, ho salato, ho unito il brodo, ho sfumato. Ho aggiunto le patate e il rosmarino, ho fatto cuocere per 2 ore aggiungendo brodo all'occorrenza. Un ripassino del salvacena. Facciamo hot dog on a stick, cioè degli hot dog impanati nella farina della polenta e nella farina normale. Sono buonissimi! E insieme facciamo anche delle frittelline, sempre con la farina di mais. Quindi preparatevi la farina di mais, naturalmente, le uova, la farina normale, latte, würstel e l'olio per friggere, che poi, insomma, in 8 minuti, credo, più o meno, dovrei riuscire a mettere insieme la cena. E adesso benvenuta, Lorel Evans, bentornata! Grazie. Ferma lì che devo immediatamente sfornare i miei muffin. Oh, sapori di casa, sì, questi. Sì, vero, è certo. Non sono cresciuti tantissimo, però sono bellini, no, vero? No, sono belli. Dai, mi sto poi bruciando. Poi profumano. Mi sto bruciando orrendamente. Caro Davide, li metto qui, eh? E poi questi ce li mangiamo dopo. Oh, bentornata quindi, grazie, cara grazie. Lorel. Lorel è una cuoca di origine americana, ma si capisce subito anche dal tuo meraviglioso accento. Una food blogger, una mamma da pochissimi mesi. E insomma, e di solito tu ci incanti con questi dolci americani super buoni, ma anche con cose salate. Oggi facciamo Mississippi Mud Pie. Sì, che è una torta, al cioccolato, sì, torta al cioccolato, una delle mie preferite. È buonissima. È buonissima.
ricchissima, ecco. Della tradizione di Mississippi, che è sud degli Stati Uniti. Okay. Si chiama la torta del fango di Mississippi, perché è questo fiume famosissimo, certo. Quindi è così scuro e ricco di sembrare il fango di questo... E io non la so proprio fare, quindi sono pendo dalle tue labbra, insomma. Allora, la base lo facciamo simile a quella della cheesecake. Quindi biscotti. Però, sì, biscotti però al cioccolato, perché è tutto cioccolatoso questo. Sì, bene. Quindi cominciamo frullando i biscotti. Ok, quindi te li metto qua. Brava. E te lo apro, sì. Così fai tu. Frulliamo i biscotti, sono 400 grammi di frullini al cioccolato. L'ho vista in diversi film questa torta, perché è una torta famosa, però non l'ho mai provata a fare. E devo dire che ci sono milioni di varianti. Quando ho deciso di farlo io, ho detto adesso cerco la ricetta originale, che figurati, non esiste, finisce in un turbine di ricette su internet. A posto, vai. Ecco, va bene. Anche se c'è ancora qualche pezzetto, fa niente. Non ci dispiace. Vuoi una ciotola? Sì, sai che lo faccio tutto qua dentro? Ah, brava, sì, meglio ancora. Non sì, perché hai già il burro sciolto. Sì, esatto, sono 150 grammi. Non diciamolo leggeri, piano. Oh, senti, se deve essere una torta buona, uno ne mangia una fetta piccola, ma deve essere... Oh. Infatti. Ma quindi mud è il fango? Fango, sì. Ok. E infatti questa torta ce ne sono un miliardo di versioni. C'è anche la torta lievitata che si chiama Mississippi Mud Cake. Ah, cake, quindi, perché esatto, infatti, non è sì. Metti un cucchiaio o due di zucchero, anche a gusto, anche in base a quanto sono dolci i biscotti. Sì, i frullini, certo. Un'altra girata. Poi qui prendo una forchetta e giro ancora, sì, perché un secondo me a mano, è rimasto. Ecco, vedi, anche qui sembra ancora molto spricciolosa, sembra troppo, però va bene, perché una volta che cominci a schiacciare sul fondo della tortiera si unisce tutto, come quello della cheesecake. 150 grammi di burro. Sì, per forza. Questa c'è nel tuo ultimo libro, vero? Sì, questo... Infatti, che si chiama American Bakery. American Bakery, brava. Io ce l'ho. Io ce l'ho e ho visto la foto fatta da tuo marito, tra l'altro, giusto? So tutto. Sì, oh, che brava, allora... che brava. Infatti questa è la torta preferita di mio marito. Ah, davvero? Sì, vedi? Infatti, quando ha saputo che lo facevo oggi, ho detto, ma non è che mi porta una fetta. Va bene. Senti, piccolissima pausa per la pubblicità e poi torniamo per fare questa meravigliosa torta. Bentornati nella mia cucina insieme a Laurel. Io ho imburrato una teglia per questa Mississippi Mud Pie. Abbiamo pie, lo dico. Che pronuncia. Hai visto, solo pie, so dire. E abbiamo frullato i frullini con il burro. Questi sono frullini al cioccolato. Adesso facciamo la base. Sì, noi versiamo tutto dentro. Poi tanto mettiamo un po' di ordine. Io tanto ti sposto il frullatore che non ti serve più. Io sistemo. E cominciamo a schiacciare l'impasto sulla base e anche su per i lati, sui perché lati. Vogliamo fare proprio un guscio. È bello spesso sto guscio, vedo. Sì, però una volta che lo mettiamo tutto sul fondo e poi deve bilanciare anche tanto cioccolato, immagino. Sì, esatto. Perché la crema di cioccolato all'interno è molto morbido, quindi è bello avere questa base un po' più croccante di biscotti. Sì. Come va la tua vita familiare con la tua nuova bimba di tre bello, mesi? Bella, mi piace. No, l'ho trovata molto tranquilla la cosa. Vedi? Io ero un po' terrorizzata, non dormirò mai più, non invece vivrò mai no. più. Invece infatti si sei può in fare, gran forma, si vede. Ok. Poi io consiglio, non è fondamentale, però consiglio di metterlo in freezer per 10 minuti prima di infornare, perché aiuta a solidificare un pochino. Sì. Quindi sono 10 minuti di freezer e poi 8 o 10 minuti di forno. Ah, questo passa in forno da solo? Ok, senza la farcia sola. Esatto, okay. Esatto. Quindi cosa facciamo? Subito in forno? Ma noi ne abbiamo già un altro? Sì. Ok, allora ma mettiamolo in forno lo stesso, dai, così poi ce la riutilizziamo. Io me la segno qua, 10 minuti. Mettiamo 8 minuti per sicurezza. Sì, visto che non esce dal freezer. Conoscendoci. Sì, esatto. Perché io e Laura l'anno scorso abbiamo fatto bruciare tutto il Thanksgiving, tutto il tacchino del ringrazio. Un disastro. Aiuto, a chiacchierare. Un disastro, vabbè. Poi è venuto buono lo stesso. Infatti. Adesso si fa il farcia, sì, giusto? Sì, la crema. Quindi insieme qua mettiamo lo zucchero. Io torno alla mia postazione intanto. L'amido di mais, che è quello che ci aiuta a legare tutto. Certo.
Quindi abbiamo poi il cacao, giusto? 30 sì. grammi. Gli abbiamo dette le dosi dell'amido? Non mi ricordo. No, sono 40 grammi. Ok. Quindi amido, zucchero, amido. Zucchero 120 grammi. Ok. Un pizzico di sale. Brava. Poi, ah, potevo, dividiamo sì. le, i tuorli, perché non mettiamo solo i tuorli okay. qua. Te li butto subito dentro? Sì, sì, va okay. bene. E io con una frusta vai, che sono, ah, c'è lì? C'è uno qua. Ok. Sono quattro, giusto? Sì. Brava. Uno. Due. Mamma, ecco, c'ho questo la voglia di mangiarla. È una torta che è meglio se fatta il giorno prima, perché ha bisogno di riposare tanto in frigo, essendo okay, una crema al cioccolato molto morbido, più sta in frigo più si solidifica. Okay. E quindi hai, ha bisogno di almeno 5 ore di frigo. Ok. Quali erano 4? Adesso bisogna versare a filo il latte. Va bene, vado. Sempre non sul fuoco. A questo punto siamo sempre a freddo. Quindi la tua bambina non l'hai ancora portata in America? Sì, sì. Ah, già, già viaggiata, ha già due passaporti, tutti i documenti. Quando è già dinamica. Ha compiuto un mese sull'aereo. Brava, così che si fa. Poverina, bisogna, ma no, Diego ha 11 giorni è andato in aereo. Ah, sì? Ecco, bravi. Bisogna abituarli subito. Sì, un'oretta, non è andato okay, in America, no, però no. Ok, adesso lo possiamo mettere spostare sul fuoco. Questo qui? Sì, va bene, questo qua. E qua devi mescolare un bel po', quindi portati lo scabello, il libro e... Bambina, la bambina! Esatto. Devi mescolare finché non cominci a bollire. Okay, quando bene. Comincia a bollire, poi si raddenserà fin molto in un attimo, il... ok. Eccolo qua, in un attimo si è raddensato. Sì. Una besciamella al cioccolato. Sì, esatto. No, una crema pasticcera al cioccolato. Esatto, quando prende questa consistenza così... Siamo pronti, lo trasferiamo in una ciotola e non mettiamo subito nel guscio. Ok. Lo mettiamo in frigo a raffreddare sì. ancora un ok, po' vabbè, prima. Allora questa possiamo anche lasciarla qua, immagino. No, nella... no, lo mettiamo nella ciotola, lo mettiamo in frigo. Ok. Ma non me lo spacchi il frigo con questa cosa calda così? Ma questo ciotolo mi sembra... Aspetta che questo... Ah, il forno mi dice che qui il guscio è pronto. Ok. Lo tiro fuori, guarda che tempismo, è tutto... Perfetto. Bisogna anche adesso far fondere il cioccolato okay. e il burro, questo qua. Okay. Che si può fare anche in microonde. Ma qua dentro lo posso far sciogliere nel microonde? Sì. Lo devo rompere un pochino? Sì. Io non lo faccio mai. 30 anche secondi. Anche io lo metto sempre a bagno per il ma... Cominciamo con un 30 secondi. Mi stavo dimenticando completamente di mettere il cioccolato nella torta del cioccolato. Cosa... Non è... Vabbè che è già abbastanza cioccolatosa, però... Sì, e anche il burro. Il burro non era lì? Sì, esatto. Ah no, il burro come lo facciamo? Allora, scegliamo il microonde. Non lo posso quello? Mettere, si scioglie lui. Ah, se lo metti lì dentro sì. Sì, si scioglie di sicuro. Vado a vedere come sta il nostro cioccolato. Sì. Ok, allora quanto cioccolato? 170 grammi? Ho letto giusto? Sì. Vado. Sì, cioè, ho detto che l'ho preso male. No, visto che è rimasto un pezzettino ancora, ma dicevamo che con la salsa calda dovrebbe sciogliersi. Sì. Bene, siamo riusciti anche a sporcare lo straccio. Sì, esatto. Fantastico. E via. Una vasca da bagno ce ne va. Questo adesso per come un... Perché è praticamente un budino, no? Sì. Quindi se lo lasciamo in frigo così si crea la pellicina sopra. Per evitare, perché poi dopo mescolando arrivano dei grumi, mettiamo la pellicola sopra. Attaccata sopra. Certo, che io adesso non ce l'ho, la mettiamo poi dopo. Non ce l'ho, mettiamo dopo. Ma perché tu poi ne hai un'altra? Sì, dobbiamo, sì, ce l'abbiamo oh, questa la mettiamo. Questa la mettiamo da parte e la mettiamo dopo nel frigo con la pellicola sopra. Oppure me la mangio io nell'attesa, esatto. Vediamo. La parte è già fatta. Sì, sì, c'è, okay. Sì, c'è. Prendiamo. Ok. È qua. La base quale usiamo? Questa? Usiamo quella già sì, fredda. Sì, perché questa è caldissima. Queste due poi me le accrocchio a parte e via. Ok. Questa è l'altra.
Esatto, quindi dopo 2 ore non è ancora solidificata, però è fredda e è più solido rispetto a prima. Quindi prendo un altro coso. Vabbè, questa tanto è la stessa crema. Sì. Quindi vedete che ha preso una consistenza più consistente. Più consistente. Una consistenza più consistente. Mamma mia. Brava. Guarda che bello che è. Meraviglioso. E questo adesso dobbiamo lasciare in frigo ancora 5 ore. Perché se no, cerchi di tagliarla e un budino esce tutta così. E 5 ore, se no puoi velocizzare anche mettendolo in freezer un attimo. Sì, ah, però giusto, è vero. Bisogna però stare attento perché se mai si congela la base poi è impossibile cattiva, tagliare. No, è vero. Ma quindi noi ne abbiamo anche un'altra. Sì, sì. Allora, ne abbiamo vari. Attivo. Taradadan. Attenta, Lorel. Sì, sono fantastica, che bella. Bellissima. Questo è proprio l'apoteosi del cioccolato. E adesso? Adesso, proprio per farla golosissima, sì, mettiamo sì, sopra sì, un po' di panna montata. Sì. E perché no? E perché no? Allora, frulliamo? Sì, beh, sì, comincio, frulliamo. Ci metti prima lo zucchero? Sì, io metto un po'. Era già zucchero. Vai. Vado io. Infatti io l'avevo vista nei vari film proprio con il ciuffettino di panna sì, in mezzo. Sì, no, buonissima. Poi vediamo. Io nel frattempo cerco di fare questa operazione. No, tu sei matta. Aiuto. Vediamo. Ma secondo me con la carta, no no, perché è bella fredda sotto, guardate che la base si è solidificata molto. Andiamo a fare questa cosa bellissima. E questa, volendo, lo puoi servire sulla singola fetta, magari sì, non sì, piace sì, a tutti. Ah, ma tu lo ricopri completamente con la no, panna? No, no, solo in centro. Ah, solo in centro, sì, ok, infatti. Esatto. E basta, se, volendo si può mettere sopra qualche scaglio di cioccolato. Sì, è vero, anche. Così, però. Fantastica. Portiamola là, Lorel. Sì. Meravigliosa. Brava, questa è una fetta, la porti a tuo marito, eh? Sì. Grazie a Lorel Evans. Per la base abbiamo frullato i biscotti, aggiunto il burro sciolto, un cucchiaio di zucchero, abbiamo trasferito in uno stampo ad anello, abbiamo schiacciato bene sulla base e sui lati per formare il guscio. Abbiamo passato in forno a 180 gradi per 8 minuti. Per la crema abbiamo mescolato 120 g di zucchero, l'amido di mais, il cacao, il sale, i tuorli, il latte. Abbiamo fatto addensare sul fuoco mescolando, abbiamo aggiunto altri 30 g di burro, il cioccolato fuso, abbiamo fatto raffreddare la crema per 2 ore, abbiamo farcito la torta, abbiamo fatto raffreddare la torta almeno 5 ore in frigorifero prima di servirla con la panna montata. È il momento dei muffin! Sotto a chi torta? Io te ne metto un po' così li offri anche ai tuoi vicini di posto, caro Davide. Ecco qua! Si sono un po' seduti, aspetta che vengo io. Però secondo me sono buoni lo stesso, adesso me lo devi dire tu, eh. Eccoli qua, così li offri la tua mamma, la tua nonna, eh. Il nostro grazie, lavoro. Il nostro duro lavoro. Mentre Davide offre i muffin, io mi cambio le scarpe e incomincio a fare il salvacena, che è d'oltreoceano anche lui, perché sono gli hot dog on a stick, che sono degli hot dog fritti nella pastella di farina di mais, e insieme faremo anche delle frittelle di mais, che sono molto buone, sempre un po' fritte, in 7 minuti. Ma voi siete matti? Ma non ho 7 minuti al TG, dai zia! Non ho il frullatore! Cavolo, questo deve essere fatto nel frullatore. Partiamo dallo dog on a stick. Un cucchiaio di farina, normale. Mezzo cucchiaio di farina fioretto, quindi di mais. 2 tuorli, così. Così. Oh, quanto sono buoni questi hot dog, ragazzi. Sono veramente una cosa goduriosissima.
Io non li avevo mai visti. Poi mi sono accorta che nei film americani a volte ci sono questi würstel dentro, sullo stecco, e allora ho capito che sono buonissimi. Un po' di zucchero, vero, se non sbaglio, un cucchiaio di zucchero. È un po' che non li faccio. C'ho un pigiama party delle bambine sto weekend, magari glielo faccio. E il lievito, questo qui va benissimo, quello per i dolci. Ok, allora incomincio a dare una frullata. Ci ho messo tutto. 6 minuti al TG. No, certo, mi hanno messo Sisco perché faccio una ciccionata. Ok, e adesso ci vuole circa un bicchiere di latte. Vediamo. Dai, su, anche il latte esce piano. È tutta una congiura. Allora, vediamo che sia giusta la proporzione. Deve diventare una pastella. Che roba buona. Eccola qui, è perfetta. Una pastella. Ah, non ho detto le proporzioni. Ho messo un bicchiere di farina, mezzo bicchiere di farina a fioretto, un bicchiere di latte, due tuorli e il lievito, no? Questo è pronto. Devo solo vedere se... 5 minuti al TG. Ma non sì. Ce la fai, zia. Ma certo che ce la faccio. Bello. Ah, bello. Allora, mettiamo i würstel nello stecco. Così, io devo anche fare le frittelle, però mi concentro più su questi, perché questi mi piacciono da matti, sono proprio una mia passione. Allora, 3 ne faccio, sì, così. Caro Davide, come sono i muffin? Così? Un po' dolcini perché anche lo zucchero a velo... Troppo dolci? Sì. Accidenti. Però guarda, se non mettevamo... Cioè, mettevamo più... Non mi viene... Più zucchero, più lievito, più... No, più... come li chiamavi? Più impasto. Ah, sì, erano un po', in effetti erano un po' bassini, eh? Te l'avevo detto. Ecca miseria. Senti, Davide? 4 minuti al TG. Guarda che cosa ti faccio adesso, però, eh? Allora, ne faccio 2 perché sennò poi non riesco a fare l'impasto per le frittelle. Allora, però te lo mangi, anche se è basso. Te lo mangi. Allora, guardate che meraviglia. Devo dire, questo frullatore è un po' profondo, quindi faccio un po' fatica a impanarlo e a impastellarlo per bene. Urca com'è gonfiato, devo girarlo assolutamente. Ecco, così. Mamma, è che bisogna seguirlo. Bisogna seguirli un po'. Questi sono una meraviglia. Adesso facciamo l'altro, non sono mica tanto brava a fare l'altro. Allora, farina di mais, 200 grammi, 100 grammi di farina normale, un uovo. No, questo non lo faccio. 3 minuti. Un uovo. Aspetta, che... Ecco, questi praticamente tre sono 3 minuti pronti. Al TG, dai Benedetta! 100 ml di latte, come faccio a fare... No, al latte lo metto così, mescolo. Qui faccio delle... Sono altre frittelline... con le verdure, questo secondo me lo tolgo, se no brucia. Allora, mettiamolo qua. Che meraviglia, ragazzi, questi sono un po' bruciati, però... Ok, adesso latte e lievito. Qui ci vuole invece il lievito per torte salate, ma se non ce l'avete potete mettere anche quello normale. Allora, questo si mescola. E poi ci vogliono le verdure, questa diciamo è la base, molto simile a quella dello dog, dov'è il latte? On a stick, una specie di pastella. Allora, devo accendere qua e andiamo. Quanto manca? 2 minuti. Non ce la faccio. Mando vado. 2 minuti al TG. Mando vado. Veloce. Allora, questo diciamo è l'impasto, ci manca un po' di sale, questo è zucchero, porca miseria. Ok, adesso devo tagliare il peperone. Andiamo, cosa devo fare? E il cipollotto, quanto manca?
Ah, deve essere tagliato piccolo. Io faccio quello che posso, eh. Non guardo neanche più la telecamera. Dove siete? È lì. Allora, per chi avesse acceso adesso la televisione, sto facendo delle frittelline malefiche che non riuscirò mai a far. Dov'è l'olio? Dai, non so se farle a immersione o farle nella padella. Adesso vediamo come mi viene. Le provo a fare un po' in tutti e due i modi. Così? Dai, su. Un minuto al TG. Dai, zia. Allora. Provo a farne... Proviamo a farne una immersione, vediamo come viene. E una qua così. Dai, vediamo quella che viene prima. Secondo me viene meglio questa, però quella immersione è già pronta, brutta però, Com'è? Dai, la è bella. Dai, facciamole così. Facciamo delle knell velocissime, così. Non so più come lo tiro su, non c'ho niente per tirarli su. Cosa faccio? Così. Quanto manca? Colpolino. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benedetta, zia, CTG. Abbiamo fritto. Sono un po' incerte queste cose. Sono venute meglio con le fritte? Dai. Le ho buttate nell'olio bollente. Niente, però sembrano belle. Sembrano belle. Ma sì, dai. Linea telegiornale, faccio la puntata.